Scala dell'Elefante venne costruita tra il 1735 e il 1737 da un architetto di Palermo, Giovan Battista Vaccarini, e fa parte dell'opera di ricostruzione della città di Catania, poiché nel 1793, a causa di un terremoto, la città venne completamente distrutta e anche gran parte della popolazione morì. Quindi venne chiamato da Palermo questo architetto proprio per ricostruire la città. La fontana può essere suddivisa in tre parti: abbiamo il basamento, l'elefante e l'obelisco. Per quanto riguarda il basamento, esso è in marmo bianco e in particolare possiamo notare la presenza di due fontane, questa e quella dall'altra parte, che rappresentano i due fiumi di Catania, il Simeto e la Menano. In particolare il fiume Menano scorre in questo momento sotto i nostri piedi e poi va a sposare nella fontana della Menano, che è lì sotto. Per quanto riguarda l'elefante, esso è costituito da blocchi di pietra lavica che sono stati assemblati, ma ovviamente è antecedente all'opera di Vaccarini. Sulle origini di questo elefante sono state formulate varie ipotesi. Alcuni hanno sostenuto che esso si trovava all'interno del Circo Massimo di Catania, altri hanno sostenuto che esso era la testimonianza di una antica religione di cui ormai si sono perse le tracce, ma l'ipotesi più accreditata è quella che riporta la testimonianza del geografo Idrisi. Questo era un geografo del XII secolo che venne qui a Catania e testimoniò che i cittadini catanesi utilizzavano l'elefante come una sorta di amuleto per scongiurare il pericolo di una colata di una eruzione del vulcano Etna. Per quanto riguarda praticamente sopra le spalle dell'elefante si trova una sorta di mantello su cui c'è inciso lo stemma di Catania, che è sostituito dall'elefante e da Sant'Agata. Sopra le spalle dell'elefante abbiamo un obelisco che alto 3,61 m, è in granito ed è di forma ottagonale, e vi sono delle incisioni che somigliano ai geroglifici, però non sono dei veri e propri geroglifici. Probabilmente si riferiscono al culto della dea Iside. Infine, sopra l'obelisco abbiamo un globo che rappresenta il potere temporale, le foglie di palma e di giglio che rappresentano la purezza e il martirio della nostra santa patrona Catania. Poi abbiamo una tavoletta della nostra patrona Agata. Poi abbiamo una tavoletta di ferro su cui sono sempre delle incisioni che sono sempre per la nostra patrona. E poi in cima, ancora più in cima, abbiamo la croce, che invece rappresenta il potere spirituale. E quindi possiamo vedere che c'è una fusione di elementi cristiani ed elementi pagani. In particolare c'è una fusione di diverse culture, perché abbiamo la cultura tipica siciliana dell'elefante, la cultura egiziana dell'obelisco e la cultura cristiana della croce. Per quanto riguarda l'elefante, noi sappiamo che noi catanesi lo chiamiamo Liotru, il nome deriva dalla scorpiatura del nome Eliodoro. Eliodoro era un nobile catanese che era anche un mago, e in quanto mago era solito andare in giro in groppa a un elefante da Catania a Costantinopoli, e poi egli decise anche di trasformare questo elefante su cui era solito andare in giro e creare una scultura, quindi di pietra lavica, e si dice che questa sia proprio la scultura creata dal mago Eliodoro, quindi il nome Eliodoro deriverebbe dal nome Eliodoro. Ovviamente si tratta comunque di una leggenda. L'opera, la fontana, è stata soggetta a diverse ristrutturazioni. Nella prima è stata aggiunta una vasca, nella seconda ristrutturazione è stata aggiunta una cancellata con un giardinetto, nella terza ristrutturazione una seconda vasca, e poi nell'ultima ristrutturazione del 1998 è stata tolta la cancellata. Infatti, come possiamo vedere, ora ci si può addirittura sedere nei gradini. Di che scuola sei tu? Del liceo classico Mario Cutelli. Va bene, grazie. A lei.